Le temperature sono in netto aumento, naturalmente il periodo è anche quello giusto, è banale ricordarlo, però andiamo verso il periodo più caldo dell'anno. Poi in questo momento l'anticiclone dell'Azzorre, che tutto sommato è un po' ventilato, si sostituirà, verrà sostituito meglio da un promontorio, quindi un anticiclone di origine africana, e questo cosa farà? Richiamerà aria calda appunto dal continente africano, che investirà un po' tutta la nostra penisola, inizialmente sta già investendo le regioni centro-meridionali e poi quindi anche tutte le nostre zone, questo per fine settimana, ma il processo già è iniziato, le temperature si mantengono ancora nella media o leggermente superiore, intorno ai 30 gradi come oggi a Treviso o poco meno come a Venezia e a Trieste, poi naturalmente inizieranno ad aumentare. Purtroppo si formerà una bolla di aria calda a cui si assommerà col passare dei giorni, questa iniziale da fine settimana e poi nei giorni successivi, si assommerà un tasso di umidità piuttosto alto e quindi renderà il clima, diciamo, abbastanza fastidioso. Ecco, purtroppo questa componente di caldo e umido è sempre il problema, ripeto, soprattutto in pianura, quindi nelle zone interne, sul mare, quindi abbiamo la brezza di mare, quindi c'è un tasso di umidità inferiore durante il giorno e soprattutto questo vento che abbassa un po' le temperature, quindi un clima naturalmente molto, un tempo molto più vivibile sul mare, ecco.